Noi lo stiamo esprimendo da 4 giorni, abbiamo fatto una manifestazione stamattina davanti alla Farnesina e stiamo contattando personalmente una per una le centinaia di famiglie che hanno dei lavoratori lontani da casa. Di Maio ha perso anche troppo tempo, speriamo che facciano qualcosa perché è il 23 dicembre ed non è gente che era in UK per vacanza ma era in UK per lavoro. Sulla Cina aspettiamo ancora che qualcuno chieda scusa e paghi i danni, perché lì è certificato un silenzio di 4 mesi. Sull'Inghilterra la vede diversa? Sull'Inghilterra stiamo aspettando dagli scienziati di capire di che cosa si sta parlando, perché ad oggi non ci sono evidenze scientifiche di una maggior letalità o pericolosità di questa cosiddetta variante inglese. Mentre è chiaro ed evidente che la Cina, non so se volontariamente o involontariamente, ha contagiato il resto del mondo. Senti, dei vaccini. Speriamo che sia ben organizzata, che tutti vengano informati. Continuano a pensare all'obbligatorietà, che comunque è necessaria. Io sono sempre per la spiegazione, l'educazione, l'informazione e la libertà. Quindi non obbligatorio. Finora non è arrivata, senti che non è arrivata, cioè sente il bisogno di maggiori spiegazioni per qualche Sì, anche perché se uno per 4 giorni accende il telegiornale e sente che c'è la variante inglese, magari il vaccino non funziona, e allora tu vanifichi settimane e settimane di lavoro. Detto questo, quando sarà il mio turno, lo farò.